Ciao e benvenuto in questo breve video. In questo video imparerai perché a volte è meglio spendere qualche centesimo in più e quindi entrare a far parte di una comunità davvero grande, godere di vantaggi e poter davvero fare la differenza. Iniziamo con il tuo datore di lavoro. Deutsche Post Agosto DHL impiega circa 400.000 persone in tutto il mondo, è davvero un sacco di gente, persone come te, che fanno del loro meglio ogni giorno e fanno un lavoro dannatamente buono. Per il tuo lavoro, riceverai ovviamente il tuo stipendio e le prestazioni sociali, pagamenti speciali o bonus e 6 settimane di ferie all'anno, non devi lavorare un numero infinito di ore straordinarie extra, godere di protezione contro il licenziamento, tutto in tutto ciò che è una vita lavorativa ben regolata. Ma perché tutto è così ben regolamentato, il datore di lavoro Deutsche Post DHL è così gentile e pensa di poterti dare tutto questo proprio così, perché dai il massimo per lui ogni giorno, la tua forza lavoro, purtroppo non è così. Deutsche Post DHL è una società orientata al profitto, una società per azioni. Chiunque può entrare a far parte di questa società e acquisire parti della società, queste sono le cosiddette azioni. Se la società ora genera buone vendite nell'anno, paga un bonus agli azionisti, questo si chiama dividendo. Più alto è questo dividendo, più vale l'azione e la società Deutsche Post Agosto DHL diventa più preziosa. La società Deutsche Post Agosto DHL ha generato tra i 5 e i 7 miliardi di euro con le sue controllate negli ultimi anni, una performance molto elevata. Parte di questa somma viene investita, ad esempio, in immobili o inventario. Un'altra parte di esso sono i salari e gli stipendi che ricevi ogni mese. La stragrande maggioranza, tuttavia, viene distribuita come dividendo agli azionisti. Cosa c'entra tutto questo con la grande comunità e i benefici? Come dicevo all'inizio, come già accennato, tutto in questa azienda è molto ben organizzato e soprattutto regolamentato. Questi regolamenti hanno un nome, forse ne avete già sentito parlare, si chiamano contratti collettivi. In un contratto collettivo, cose come la retribuzione, le ferie, le prestazioni sociali e molte altre cose sono regolate e codificate nell'interesse di te, il dipendente. Il datore di lavoro deve aderire alle cose concordate lì, è un contratto. Ma con chi il datore di lavoro ha negoziato questo contratto, ora entra in gioco la grande comunità. Questa grande comunità sei tu, il tuo collega accanto a te, i colleghi che caricano e smistano le tue lettere e pacchi, l'autista nel camion della posta gialla, fanno tutti parte di questa grande comunità. Una grande comunità è ovviamente anche organizzata, altrimenti sarebbe come in un formicaio. L'organizzazione è rilevata da un sindacato, in questo caso, la United Services Union, o Verdi in breve. Verdi organizza e cura vari ambiti del mondo del lavoro, siano esso venditori, garbage collection o tu come dipendente di Deutsche Post Agosto DHL. Verdi è attualmente il maggior numero di membri a Deutsche Post Agosto DHL, attualmente più di 140.000 colleghi, tale contratto collettivo è di norma concluso per un periodo di tempo limitato tra il datore di lavoro e il sindacato. Se un contratto collettivo scade, di solito viene rinegoziato. Le richieste dei datori di lavoro e del sindacato vengono quindi incorporate in questi negoziati. Nel complesso, come parte della contrattazione collettiva, esiste un accordo sul contenuto e sulla portata del contratto collettivo, ma ci sono anche delle eccezioni. Se le richieste del sindacato, ad esempio per un salario più alto o una protezione contro il licenziamento, non vengono prese sul serio dal datore di lavoro o addirittura respinte, sorge una controversia tra le due parti della contrattazione collettiva. Per aumentare la pressione sul datore di lavoro e forse per cambiare idea, dopo tutto, c'è il mezzo dell'azione sindacale, lo sciopero. Questa pressione, causata da uno sciopero, è ovviamente molto alta. Con 140.000 membri il datore di lavoro cederà quindi molto rapidamente e cercherà un accordo o accetterà la richiesta, ad esempio, per l'estensione della protezione contro il licenziamento, senza alcuna condizione. Più membri ha un sindacato, maggiore è la pressione che può esercitare sul datore di lavoro. Ad esempio, forse la seguente situazione: l'aumento dei volumi di pacchi a seguito della pandemia di corona, le spese aggiuntive associate e il conseguente aumento delle vendite di Deutsche Post Agosto DHL sono stati una vera pioggia di denaro per gli azionisti. Tuttavia, il consiglio di direzione della posta non ha inizialmente pensato a un premio. Ora potresti marciare come una comunità di circa 5.000 persone organizzate davanti alla Torre delle Poste a Bonn e chiedere un pezzo di torta. I responsabili al 41 gradi piano dell'edificio difficilmente presterebbero attenzione a questo gruppo di persone. Tuttavia,
Se Verdi dovesse apparire di fronte alla torre con 140.000 colleghi, probabilmente inizierebbe a vacillare e far deragliare l'uno o l'altro nei tratti facciali dell'edificio. Vorrei dimostrare che vale la pena spendere qualche centesimo al mese in più. Mentre Verdi rafforza la schiena, altre organizzazioni raccontano fiabe e distribuiscono dolci. Mentre Verdi negozia per te, altre organizzazioni non hanno contratti collettivi. Non quello che ruggisce più forte ragione la verità è. Trasmessa con toni morbidi. Verdi. Chi altro?